Agrigento all'Accademia di Belle Arti in via Bac Bac 7 è stato presentato il premio Acamante e Fillide 2019 che si svolgerà venerdì 18 ottobre a Ioppolo Giancaxio al Teatro del Castello Ducale Colonna alle ore 16.30. Sono stati resi noti i dettagli dell'evento e i nominativi delle insigni personalità destinatarie del premio. Acamante e Fillide è un premio organizzato proprio dall'Accademia delle Belle Arti di Agrigento per dare un certo riconoscimento a delle personalità non solo dell'arte ma anche di altri settori quali la medicina, la moda e anche la promozione umana. È un premio che quest'anno si svolgerà al Castello Ducale di Oppolo come prima edizione, ma che negli anni futuri sarà ospitato dai comuni che ne faranno richiesta e che saranno scelti per la location offerta. Dobbiamo anche mettere in evidenza dei siti artistici che molti magari non conoscono nell'ambito dei 43 comuni della provincia di Agrigento. Questo premio vuole significare l'inizio del riconoscimento e della valorizzazione di personalità che si sono distinte non solo a livello italiano ma anche a livello mondiale per le loro ricerche. I premiati sono stati scelti da una commissione, analizzati all'interno di un comitato scientifico e sono stati selezionati in vari settori e in vari campi, a partire dall'arte applicata per arrivare anche alla medicina e alla letteratura. Partendo dal maestro Pier Domenico Magri, che è un pittore di fiamma mondiale che ha fondato il neospazialismo cosmico e che è stato spesso ospite, oltre che di questa accademia, della quale ci ho onorato della sua presenza, anche della Biennale di Venezia, passando dall'architetto Giuseppe Parello, già direttore dell'Ente Parco, il quale ha saputo aprire le porte di quella che è l'archeologia pubblica, mettendola a servizio della città e non solo. Altro premiato, Giovanni Alongi, giovane medico, un'altra eccellenza agrigentina che però si è aperta ad un panorama internazionale, ha studiato all'estero, a San Paolo del Brasile, a Miami, è medico all'Istituto di Cardiologia dell'Ospedale Piemonte di Messina. Di origine bulgara invece lo strista Brady Dimitar, che invece opera in Italia da molti anni e che attraverso le sue opere, la sua moda, cerca di mettere insieme, di fondere le diversità e di dare quell'input per eliminare tutti quelli che sono i pregiudizi e le diversità anche di tipo culturale che possono essere presenti nei nostri territori. Si passa poi a Giuseppina Paterniti Martello, che è una siciliana di Capodorlando, è una giornalista, un avvocato. Andrea Bonsignori è un sacerdote, un educatore, ma è anche un giovane rebbista, musicista e dirige la scuola del Cottolengo di Torino. Si conclude con Simonetta Agnello Orbi, un avvocato, affermata scrittrice, e nazionalità italiana, palermitana, ma anche con cittadinanza inglese. Questi sono i premiati che vengono accomunati da questo filo conduttore che è l'avere mantenuto, come diceva il direttore artistico, la umanità nei loro campi di applicazione. Agrigento, ancora una volta al centro del Mediterraneo, non solo, dà un suo segnale molto ma molto forte. L'opera si rifà a quella che è un po' la storia di Acamante e Fillide. La forma nasce appunto da questa unione di queste due figure, fortemente legata a quello che è il momento surrealista dell'arte contemporanea a cui ho preso ispirazione, e i due fori che non fanno altro che dare maggiore forza, vibrazione a quelli che sono i due elementi che si uniscono per, come dire, una trasformazione che sempre più dà un segno molto forte, non solo attraverso lo studio ma soprattutto ciò che vuole rappresentare l'opera per l'Accademia, che si proietta sempre più in un mondo
allargato, che non è solo la Sicilia, che non è solo l'Italia, ma che adesso è l'Europa e che mano a mano si affaccia sempre più anche ai vari continenti.